alcuni minuti, però introduciamo questo momento con il canto. Queste 19, una famiglia di 4 persone dell'Eritrea è ospitata a Pompei, a casa di una famiglia nel posto, e gli altri 15 sono qui con noi. E io credo che la cosa più bella e anche la parola più vera, più pulita, è la parola benvenuti. Ieri sera erano molto stanchi, quindi non avevamo la possibilità di organizzare un momento come questo. Lo abbiamo organizzato stasera, e chi più del primo cittadino di una città può dire di cuore questa parola a questi nostri amici: un benvenuto da parte di questa comunità, da parte di tutti, da parte di chi è contento, da parte di chi è meno contento, ma il tempo sicuramente aiuterà tutti a essere più sereni. Grazie alla diocesi, grazie al nostro arcivescovo Don Franco, grazie alla Caritas diocesana per questa iniziativa. Grazie di avermi invitato, ma con molta serenità avrei detto che sarei venuto comunque. È un momento gioia per la città, per l'intero territorio, per l'intera diocesi accogliere queste famiglie africane. Io sono convinto che da una prima diffidenza di alcuni arriverà il vero amore dei sorrentini
a queste famiglie che li sapranno accogliere e farli inserire nel nostro tessuto sociale. Adesso si vede veramente quanto le istituzioni, i cittadini e la Chiesa lavorano in sinergia, perché spesso il nostro lavoro viene verso le persone che soffrono, viene fatto molto in silenzio, come giusto sia. Io penso che lavorando e accogliendo queste persone si capisce veramente che c'è necessità di aiutarli a far capire le nostre realtà. Non sarà una cosa semplice né per noi, ma io penso che principalmente per loro. Li dovremo capire, fargli capire che abbiamo le nostre regole, i nostri doveri, i nostri diritti, e pertanto loro sono convinto che quando capiranno che noi li accogliamo con amore, si adegueranno alle nostre abitudini senza lasciare le loro tradizioni e la loro formazione, anche perché il nostro dovere di uomo e di cristiano, perché poi alla fine ognuno cresce e vive a secondo il proprio io, e penso che anche gli amministratori devono amministrare le proprie comunità secondo il proprio credo. E io sono uno di quelli, e penso anche alla mia amministrazione, che se ci riteniamo cristiani e pertanto abbiamo il dovere di accogliere tutti quelli che hanno bisogno con cristianità. Pertanto io dico loro benvenuti a Sorrento. Io penso che dico sempre agli ospiti di questa città, noi abbiamo un inno che è quello di Torna a Sorrento, che è una canzone d'amore. A voi non vi diciamo tornate a Sorrento, ma state con noi e crescete con noi, che poi potrete tornare forse più ricchi nelle vostre terre, perché questo è l'augurio che noi vi facciamo, che di tornare nella vostra terra ricchi della nostra conoscenza e del nostro amore verso il prossimo. Pertanto di nuovo benvenuti nella nostra realtà, e anche le stanze del comune sono aperte a voi qualora ne avrete bisogno, con le persone che faranno da voi da tutori, da istruttori, da educatori. Noi siamo a disposizione per accogliere le vostre istanze e aiutarvi ad inserirsi nella nostra realtà. Grazie a tutti.
questo che hanno cantato gli amici del coro della cattedrale, è un testo che si chiama Jesus is my life ed è di Madre Teresa di Calcutta, che dice: sei la fame che dovrò sfatare, sei la sete da dissetare, sei la nudità che vestirò, sei la casa che vorrò abitare, il malato che guarirò, Gesù sei il solo da amare, sei il muto che farò parlare, sei lo storpio che accompagnerò, il prigioniero che io visiterò, tu sei carità, mio Gesù, sei il lebbroso che laverò, sei il mendicante a cui darò, il povero che poi accudirò, il sordo a cui farò ascoltare la parola di salvezza. Questo è l'impegno di ogni cristiano, questo è l'impegno della Chiesa, nella Chiesa in particolare un organismo che è la Caritas, si occupa di questo tutti i santi giorni, con tutti, senza che si guardino le provenienze, i documenti di origine, le culture, le appartenenze religiose, con tutti da sempre, nelle parrocchie, nella nostra diocesi, a livello nazionale, a livello internazionale. Chiediamo a Domingo Leonetti, che è il direttore della Caritas diocesana e il motore anche di questa opera segno della nostra diocesi, di raccontarci un po' di questo progetto e di queste persone che sono qui con noi. Buonasera a tutti e benvenuti. È per me una gioia, ecco, presentare a questa comunità, anche ho visto altre persone di altre comunità, questo progetto dei corridoi umanitari, che proprio oggi, parlando con una persona che doveva scrivere qualcosa o raccontare qualcosa, e mi sono ancora una volta accorto, giustamente anche mi dicevo, che poco si conosce sui corridoi umanitari, perché si parla sempre di tante immigrazioni e poco si conosce dei corridoi umanitari. I corridoi umanitari è una migrazione sicura, una migrazione legale, una migrazione che è impegnata sul territorio ad accompagnare e ad integrare gratuitamente le persone che si accolgono. Quindi la nostra Chiesa ha fatto questa scelta attraverso anche, diciamo, l'impegno costante dei vari gruppi della nostra comunità e l'impegno anche del nostro Vescovo, per cui siamo arrivati a questo appuntamento. E abbiamo accolto queste 19 persone, una coppia con due bambini saranno a Pompei, vicino ad una famiglia, in una famiglia, e poi 15 persone qui nella nostra comunità, in modo particolare nella sede vicino alla cattedrale. E dunque sono persone che vengono da un campo di profughi dell'Etiopia, però questo campo ha persone del Sud Sudan e persone dell'Eritrea, che sono due nazioni che vivono momenti drammatici a causa di guerre o di violenze politiche. E quindi queste persone sono da molti anni nei campi dell'Etiopia, alcune addirittura sono nate nei campi. Quindi persone che hanno vissuto per molti anni nelle tende, gestite dall'ONU e gestite anche da molti volontari delle ONLUS, in modo particolare facendo parte all'associazione Gavi. Ed è con queste persone che Carizza Italiana ha avuto contatto per poter parlare, per poter accogliere, per poter indicare. I corridoi umanitari sono strettamente collegati quindi dal punto di vista politico per avere i permessi tra lo Stato italiano e lo Stato etiope, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista della gestione essenzialmente con la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, Caritas Italiana e la Comunità di Sant'Egidio. E quindi sono arrivati questi nostri fratelli. Quindi è proprio su questo una parola, cioè siamo fratelli. La fratellanza è universale anche per i non credenti. La fratellanza è legata alla stessa umanità. La
fratellanza è collegata a un tema fondamentale: siamo persone e persone con diverse qualità, le qualità che sono dall'espressione esterna fino all'espressione della nostra fede e delle nostre tradizioni popolari. Quindi in questa unità, ecco perché la nostra diocesi ha voluto indicare questo progetto, il ponte. Il ponte è un luogo dove ci si incontra tra pari, ci si incontra tra persone, ci si incontra per accompagnarsi da una sponda all'altra, e loro li abbiamo accompagnati in questa sponda geografica e loro ci accompagneranno in altre sponde. Per cui queste mie breve parole vorrebbero anche concludersi con due emozioni che mi sembrano importanti, al di là della tecnica del corridoio umanitario. Cioè, loro saranno qui, saranno accompagnati, sanno le parrocchie anche da darci una grande mano, si integreranno sicuramente, andranno a scuola, avranno il libretto sanitario, cioè tutto ciò che legalmente si deve fare e si vuole fare. Però volevo raccontarvi due emozioni che proprio raccontano un ponte, ecco, un ponte di incontri che arricchiscono tutti. Ecco, la prima emozione è quando siamo arrivati sulla costiera, qui ieri col pullman e con molti bambini, e si sono emozionati, non solo perché è bella la costiera, ma emozionati, un'emozione straordinaria nel vedere il mare. Non avevano mai visto il mare. Per loro è stato un paesaggio straordinario. Esprimevano la gioia con gli occhi, con il raccontarsi tra di loro, con il mettersi sul finestrino destro per guardare tutto il mare. E questo mi ha fatto pensare come le meraviglie che portiamo noi attorno a noi e vicino a noi non ci meravigliano più. È tutto scontato, è tutto normale, anzi al di sotto del normale, perché talvolta quasi quasi disprezziamo le cose che abbiamo. Allora ho detto: guarda un po', c'è ancora persone che si meravigliano delle cose più naturali del mondo, del dono della creazione. E questo è stato il primo dono, la prima riflessione grande che con loro ho potuto fare. E la seconda cosa è stata quando sono saliti qui per prendere il posto dove dormire e cominciare a conoscere il luogo dove devono stare. E allora abbiamo, così con gli operatori, con i volontari della Caritas, assegnato i posti, e io pensavo che io avrei fatto così: immediatamente uno va a vedere la stanza com'è, come quando va in albergo, cioè la stanza com'è, dov'è il bagno, dov'è l'arredo e via dicendo. Quindi loro che vengono da delle tende, che da molti anni non vedono una casa, quindi io pensavo questi guariranno tutto a vedere dove è il posto. Invece no, con il papà, il più alto della famiglia, eccolo qua, si sono messi tutti in cerchio nel corridoio, hanno messo la borsa al centro nel cerchio e si sono fermati a pregare. Tant'è vero che noi, in questo silenzio inedito, ci siamo fermati tutti e sono stati lì a pregare per diversi minuti in silenzio, che poi lui ha concluso con una preghiera corale, penso in arabo, non ho capito nulla, non c'è da dire una preghiera. E poi ho chiesto oggi a un figlio perché hanno messo quella valigia al centro, perché hanno fatto questo cerchio così, e mi ha risposto: noi, prima di iniziare una nuova vita e prima di iniziare e vivere un luogo dove noi dobbiamo abitare e prima di iniziare a vivere nel luogo dove dobbiamo stare, noi preghiamo. E quindi per me è stato ancora un altro grande segno di come è necessario incontrarsi per risvegliare nel nostro cuore delle attenzioni, delle meraviglie, questa capacità contemplativa della vita che nasce proprio dalle persone che vivono disagi ma hanno ancora grandi ricchezze nel loro cuore. Quindi io vorrei dire a tutti quanti noi, questo tempo di solidarietà che per noi è importante ci deve aiutare ad aprire il cuore
che in questi incontri di cuori avviene qualcosa di bello, la loro integrazione. Buonasera. Non è difficile vivere, ma a volte è difficile sopravvivere.
siccome ci consideriamo persone fortunate, ci sentiamo in dovere di accogliere delle persone. Devo dirvi la verità, devo ringraziare loro, il vostro vescovo e la Caritas, perché da circa 2 anni io ho fatto richiesta di accogliere. Io non li chiamo migranti, li chiamo persone che sono in difficoltà. E quindi, grazie al vostro vescovo, alla vostra Caritas, sono riuscito in quella cosa che per 2 anni non siamo riusciti a fare. E devo dirvi la verità, forse il nostro dovrebbe essere un messaggio per invitare altre persone che non sanno di essere fortunati a avere quello che abbiamo, che forse non riusciamo ad apprezzare. Non dico a seguirci, ma cominciare a pensare che forse si può fare qualcosa. E vi devo dire la verità, io quelle persone che sono qui, ne ho viste centinaia di cari umane, e quindi credo che loro sono sopravvissuti. Se noi seguiamo l'esempio del vostro vescovo, della Caritas e della diocesi, probabilmente il numero di quelle persone annegate diminuirà. Quindi grazie, vi ripeto, la mia, mi hanno violentato per dire 2 parole. Grazie. Benedizione di San Francesco a Frate Leone. L'avete ascoltato in latino? Tutti avete però compreso le parole. Il Signore ti benedica e ti protegga, faccia brillare il suo volto su di te e ti doni la sua pace. Rivolga su di te il suo sguardo, ti doni la sua misericordia. Ecco, queste persone hanno bisogno di essere benedette e non maledette. Uno di loro porta una cicatrice in testa per una pietra presa nel campo, come qualcuno avrà letto anche nell'articolo circolato dell'Agenzia, che è l'agenzia di stampa della Conferenza Episcopale Italiana, c'è anche il rischio che l'aggressività, la violenza possa procurare morte. Ecco perché non abbiamo esitazioni nell'accogliere e nell'accogliere anche nel benedire queste persone con i nostri gesti, le nostre parole. Nia è il più grande dei figli della famiglia Daniel Tuitui e lui ieri sera, come è arrivato, la sua preoccupazione era stata quella di farci vedere una carta. Ed era la sua iscrizione all'università nel suo paese. La sua domanda era: io posso continuare l'università? Ecco, capite che belle attese ci sono anche da parte loro. A Nia chiediamo di dire qualche parola. Camilla? E lui conosce benissimo l'università e ci sarà. Thank you for your welcoming. My name is Nia Daniel, I'm from South Sudan. I don't know how to speak Italian language, but for you give me this chance, I really thank the Italian government that allowed me to be here since I was in airport in Rome. Again, I thank the people of Torino here to receive me, especially our people who are there. And I have been in Ethiopia, the capital city Addis Ababa, for 10 years, refugees. And I thank the Italian who gave me this chance to be in Torino. It's
speciale each of you who are here. I thank you a lot. May the mighty Father, Lord, will give you back. We are 10 in number, our family side. But we can never get this chance without you. And thanks, my Lord, will allow you to pass to heaven. Keep doing this, all of you. And that is all of us. May God bless you all. Thank you. Vengo dal Sud Sudan. Quindi ringrazio Dio perché ero stato in Etiopia a campo da 10 anni. Lui adesso è contento perché adesso sto in Italia. Lui ci ringrazio Dio, ringrazio per il governo italiano. Thank you.
Don Mimmo giustamente chiedeva a ciascuno di dire il suo nome, anche se, come diceva Antonio, sarà complicato, diciamo. Allora. My name is Nia. Nia. My name is Yasin. Facciamo solo un applauso alla fine, così. Questi sono tutti la stessa famiglia, qui c'è il capo famiglia che si alza di autorità. Grazie, e la famiglia Daniel Turtui vogliono cantare una canzone nella loro lingua. Yeah.
dove nasce questa esperienza? Da una riunione del Consiglio Pastorale Diocesano. Il Vescovo chiedeva ai componenti del Consiglio come poter realizzare nella nostra diocesi un'opera simile. Con convinzione il Vescovo ha subito accolto questa proposta di accogliere nella città dell'accoglienza e che fa dell'accoglienza il suo linguaggio prevalente un gruppo di persone che provenissero da paesi in difficoltà, in emergenza, per la povertà, per la fame, per la guerra. Ecco, al Vescovo chiediamo di dire una parola a conclusione di questo incontro vissuto con semplicità e al Vescovo chiediamo anche alla fine di farci il dono della sua benedizione. Ogni benvenuto che si rispetti e che è sentito deve essere caloroso, ma noi facciamo la lotta contro il freddo e questo benvenuto caloroso facciamo un po' fatica a sentirlo fino in fondo. Ci dispiace il freddo per noi, ma ci dispiace per i nostri amici che lo sentono evidentemente un po' o molto più di noi. Però in questa serata in cui cominciamo a incontrarci e a sentire i nomi faticosissimi da ripetere, certamente il benvenuto comincia a diventare più caloroso ed è la prima cosa che vorrei dire. Sentiamo tutti nel cuore la gioia di potervi accogliere. È la gioia di persone che si incontrano, di fratelli e sorelle che si riconoscono tanto, di cammini che si incrociano. Certo, portando con sé bagagli di storie difficili, di sofferenze che non riusciamo manco a immaginare. Sentiamo qualcosa ma ci sfugge. Nulla toglie al calore del benvenuto, vorremmo esprimerlo molto più di quanto riusciamo. Ci sentiamo anche un po' evidentemente in imbarazzo, cantiamo, riflettiamo, diciamo. E così quando persone che non si conoscono si incontrano la prima volta, ma quando desiderano incontrarsi riescono almeno, viste le difficoltà anche della lingua, almeno per il momento, almeno a comunicarsi qualcosa con lo sguardo. E allora il benvenuto, un po' difficile, almeno stasera, da esprimere in modo pieno, credo si debba trasformare solo a nome mio vostro, ma della nostra Chiesa, e la scelta che ha fatto, come di tante altre comunità ecclesiali e non, in un ringraziamento. Vorrei dirvi il nostro grazie, poi ci sarà qualcuno che ve lo tradurrà. Vorrei dirvi il nostro grazie. Grazie perché siete qui stasera a ricordarci che il mondo è uno e che noi facciamo tanta fatica a coglierlo e a cercare di costruirlo. Grazie perché siete qui stasera a nome vostro, con le vostre storie, con i vostri progetti, con le vostre sofferenze, cercheremo di diventare amici, ma non solo a nome vostro. Voi ci ricordate altri popoli vostri che sono in difficoltà, anche gravi. Ci ricordate l'amore per la vostra terra, che siete stati costretti a lasciare, per le vostre tradizioni, che bello sentirvi cantare. Poi cercheremo di capire cosa avete cantato. Che bello, emoziona, tocca il cuore. Siete stati voi stasera a darci un benvenuto caloroso, più di quanto siamo stati capaci noi. Soprattutto con lo sguardo, con i vostri occhi, che parlano più delle nostre parole. Voi siete qui stasera e da stasera a ricordarci che se ci sono comunità, popoli, gruppi etnici in gravi difficoltà, sarà possibile accoglierci, solidarizzare, camminare insieme se nessuno si chiude all'altro. Noi non siamo migliori di voi e nemmeno siamo più fortunati di voi. Noi siamo figli di Dio come voi. Noi abbiamo le nostre sofferenze,
diverse dalle vostre, ma le scoprirete. Abbiamo le nostre contraddizioni, abbiamo le nostre povertà, abbiamo le nostre chiusure. Noi dobbiamo imparare a diventare una famiglia, una comunità, a far sì che chi in mezzo a noi non ce la fa e vive fragilità anche gravi, che potranno qualche volta anche lasciarvi senza fiato, scandalizzarvi, sia aiutato. E la vostra presenza in mezzo a noi può aprirci a vicenda, può aiutarci a superare indifferenze, chiusure, barriere, può incamminarci verso l'unica meta di quella umanità unita, di quella famiglia universale che non è il sogno di persone al di fuori del mondo, è quello che è scritto nel cuore di ogni ragazzo, di ogni giovane, di ogni adulto, di ogni persona. Non è giusto che alcuni siano privati, alcuni molti, della libertà, della dignità, della possibilità di costruire un futuro. E questo accade nelle vostre terre, ahimè, in forma grave, gravissima, accade anche in mezzo a noi. Siamo tutti, ce lo possiamo dire qui a Sorrento, è la stessa barca, non c'è differenza. E se differenze abbiamo creato, ne siamo noi per un sistema costruito inspiegabilmente per certi versi che non possiamo accettare, siamo noi che le abbiamo messe su. No, noi vi diciamo dal profondo del cuore, per quanto ne siamo capaci, grazie, siamo disposti a camminare insieme, non sarà facile, certo, siamo disposti a mettercela tutta, potremmo dire così, ci sta a cuore. Ci sta a cuore la vostra amicizia, ci sta a cuore la vostra fraternità, ci sta a cuore che ognuno di voi sia messo in condizione, se lo desidera, se è quello che sceglierà, stando tra di noi, di inserirsi, perché una comunità, piccola o grande che sia, che non sa integrare persone di altra cultura, di altra storia, di altra religione, di altro credo, di altra condizione culturale, non può vantarsi di questo nome a livello umano, sociale, tantomeno religioso. Siamo qui per camminare insieme, per crescere insieme. Ce la possiamo fare? Noi crediamo di sì, noi e voi crediamo di sì, perché come voi vi siete messi in cerchio a ringraziare Dio e ad affidare a Lui questa vita nuova comincia insieme, noi vorremmo farlo con voi, vorremmo insieme a voi ringraziare Dio, anche se abbiamo differenze religiose. C'è l'unico Padre che ha messo nelle nostre vite lo stesso sangue, il suo, quello di un amore che ci può affrontare. E allora il benvenuto caloroso si scioglie in commozione. Allora noi, seppure non riusciamo ancora a dirvi chissà che, vorremmo stringervi, abbracciarvi, sappiamo però se la vostra cultura lo consente, vorremmo farvi sentire il palpito forte che avvertiamo dentro di noi. Credo che avverrà presto, anzi ne sono sicuro. Immagino che il primo contatto sarà col popolo, che cantate tanto meglio e vi potrete integrare con loro e tante altre cose, con le famiglie, con i ragazzi. Un segno, un piccolo segno, perché i problemi sono enormi, un piccolo segno, non abbiamo nessuna pretesa di rispondere, di risolvere, di fare chissà che, ma un segno che ci deve inquietare, svegliare e responsabilizzare. Questo mondo è nelle nostre mani e sta a noi renderlo tanto più bello e migliore di come lo stiamo vivendo. Grazie e Dio ci benedica. Concludiamo con un amen. Concludiamo con un amen cantato. È molto semplice, l'unica parola che dobbiamo cantare tutti insieme è la parola Amen, la cantiamo in inglese Amen, e ci facciamo aiutare in questo lavoro. Dopo
possiamo andare dove il campetto, c'è una sala, un salone, ci possiamo fermare lì per un momento anche di conoscenza con tutti quanti noi. Ci mettiamo in piedi e cantiamo il nostro anno. Everywhere I go, I'm gonna let